Allora, Giuseppe De Filippo, Stato Quotidiano, intervista a Giuseppe Di Cembrino, il candidato per l'UDC alle prossime regionali pugliesi. Vogliamo partire da questa situazione di ottobre, quindi a livello territoriale partiamo dalla situazione delle amministrative di Manfredonia, dal comune di Manfredonia. Quando ad ottobre si è ipotizzata la costituzione di un terzo polo da parte dell'UDC con un candidato proprio all'interno delle amministrative, una soluzione poi transitata invece nella decisione di coalizzarsi con la lista del candidato del centro-sinistra di Manfredonia Riccardi. Quali le motivazioni che hanno portato l'UDC di Manfredonia a cambiare le direttive iniziali prese, quali insomma le prospettive che vi augurate per il comune di Manfredonia a livello territoriale? Io devo ribadire un concetto a me caro e che ho sempre cercato di inculcare anche in tutti gli altri partecipanti, quello di creare un terzo polo a Manfredonia, come lo vedrete dappertutto. Perché il paese non è né di centro, né di sinistra, né di destra. Il paese guarda al centro, guarda a sinistra e guarda, quindi inevitabilmente ha in sé i sintomi di una più larga veduta di quello che è il modo di pensare e di fare degli italiani. Manfredonia non difforme da questo, non è diversa dai cittadini italiani. Sicché a Manfredonia il tentativo si è fatto, ma i vertici che avrebbero dovuto in qualche modo aderire a questo progetto non hanno assolutamente inteso, dopo diversi incontri, praticare questa via per una serie di ragioni, tutte legittime ovviamente. Sicché ci siamo trovati noi come Unione di Centro nel dover scegliere se andare da soli o accettare le alleanze con i rappresentanti del centrodestra, in questo caso con chi candidava Stefano Pecorella, e o i rappresentanti del centro-sinistra che candidavano Angelo Riccardi. Noi, dopo attenta analisi degli uomini, dei programmi che ci venivano proposti, poiché ci siamo ritrovati molto più vicini alle posizioni del centro-sinistra che non a quelle del centro-destra, abbiamo ritenuto di creare un'alleanza a Manfredonia, un'alleanza che potesse e che guardasse al futuro nei termini che sono sempre stati esposti da noi condivisi di discontinuità rispetto a certe logiche del passato e anche a certi rappresentanti del passato e di una nuova visione dello sviluppo di questa parte del territorio. Questo ci ha spinto a fare l'alleanza con il centro-sinistra. Infatti, cioè, quando abbiamo parlato di vicinanza con il centro-sinistra rispetto al centro-destra, la vicinanza è stata da quali punti in concreto? Dall'analisi del programma, quindi dal confronto sul programma e anche dal rapporto con cui siamo rapportati con chi rappresenta il candidato sindaco. Cioè noi abbiamo ritenuto, senza voler con questo denigrare o offendere alcuno, che forse la concretezza di Riccardi era più consona alla nostra visione della politica. Questo è l'elemento che ci ha spinti a decidere in un modo rispetto all'uomo, mentre per i programmi erano tutte questioni e tesi da noi ampiamente condivise, quindi alcune sono anche nostre, per cui indubbiamente a Manfredonia c'è stato questo afflato tra noi e loro, a differenza del centrodestra, che non abbiamo trovato niente con cui Condividere un progetto comune condividere, nel esatto. tempo. Cosa quindi vi aspettate dalla prossima giunta? Ultimamente c'è stata l'inaugurazione del LUC, che è sembrato quasi un passaggio di consegne da una vecchia a una nuova gestione, comunque in base a uno dei tanti delle nuove strutture che insomma animeranno Manfredonia nei prossimi anni. Come cosa vi aspettate dalla prossima giunta rispetto alla vecchia che non è stato fatto, insomma, se posso. Vedi, io ho fatto il sindaco a Manfredonia,
So che c'è una continuità amministrativa che per quanto molti continuano a dire anche noi abbiamo detto discontinuità, eccetera, è evidente che ci saranno tutta una serie di atti della precedente amministrazione che ritorneranno inevitabilmente all'attenzione del governo cittadino. E quelli sono atti che sono atti amministrativi che vanno sostenuti a prescindere se l'amministrazione precedente è di destra o di sinistra, di centro, destra o di centro-sinistra. Poi ci sono le nuove attività. Nelle nuove attività a noi è piaciuto assai, e in questo senso saremo i promotori, l'impegno verso la gente, il rapporto con la gente, il rapporto. Mi blocco un attimo. Ah, Allora, riprendiamoci, facciamo sì, andare pure la rifacciamo domanda. questa e poi la No, togliamo. diciamo, cosa diciamo, in base a questa coalizione, in questa alleanza Ci con la coalizione ci aspettiamo. aspettate la domanda giunta rispetto a quella precedente, quindi dove migliorare la gestione amministrativa di Manfredonia? Beh, rispetto alla nuova giunta, alla vecchia giunta, è evidente che intanto va precisata una cosa, che ci saranno provvedimenti che per continuità amministrativa ritorneranno anche nella nuova giunta e quindi noi, chi andrà ad amministrare sarà tenuta a mantenere così come è avvenuto, perché io ho fatto il sindaco e da sindaco mi sono ritrovato con atti di amministratori precedenti a me anche di più di una consigliatura. Quindi la stessa cosa succederà qua. Quello che ci aspettiamo come novità è l'attenzione alla gente, che forse in questo, anzi dal mio punto di vista senza forse, nell'ultimo periodo non c'è stato. Quindi un rapporto con la gente, un rapporto con la famiglia che soffre, e non dobbiamo ribadire le cose che ormai si sentono tutti i giorni, e poi soprattutto la concretezza è nel rispetto delle regole amministrative, cioè la gente non deve andare al comune a chiedere un'autorizzazione e aspettare mesi se non anni. Ci sono dei tempi dettati dalle leggi e entro quei termini devono essere rispettate le richieste. C'è un modo più snello, più dinamico di amministrare, questo è uno degli aspetti su cui ci aspettiamo tanto e su cui noi puntiamo. Poi è evidente che Per quanto riguarda il lavoro, invece? è il primo punto posto all'attenzione della coalizione. Io il lavoro non l'ho detto subito come primo punto, perché ritengo che il lavoro sia una conseguenza dello sviluppo dell'economia. Cioè, quando si dice lavoro, bisogna prima creare le condizioni per sviluppare l'economia e quindi l'impresa e quindi dall'impresa poi il lavoro. Qua è un circolo, è un cerchio che deve chiudersi. O noi riusciamo a coniugare il rapporto economia, impresa, lavoro, oppure tu il lavoro non lo crei, a meno che non crei 10 posti al comune. Ma insomma, Ma sono forme di mi lavoro. sembrerebbe ridicolo pensare al lavoro creando 10 posti al comune o 3 posti all'ASL. Il lavoro si crea creando posti di lavoro attraverso la produttività e noi in questa direzione dobbiamo dare molta attenzione e credo anche nelle tecniche innovative a cui fa riferimento il candidato sindaco nel programma. Staremo attenti, ci batteremo per questo e cercheremo di fare in modo che vengano rispettati i canoni della correttezza comportamentale con tutti e con chiunque.